taglio del nastro per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Faenza. Il reparto diventerà operativo nelle prossime settimane al termine degli ultimi lavori. Lavori iniziati nel 2014 che hanno riguardato complessivamente 2.962 metri quadri coperti, 1.332 costruiti ex novo, 1.630 ristrutturati e 7.780 metri quadri di spazi esterni. Negli anni alcuni ritrovamenti archeologici e la difficoltà delle imprese incaricate hanno ritardato l'ultimazione del reparto. 38.423 i pazienti presi in carico dal pronto soccorso lo scorso anno, per questo si è cercato di creare una nuova sala d'attesa più pratica e accogliente, con un'ala dedicata ai bambini e un'altra ai casi più particolari, come pazienti che necessitano di isolamento o presunti casi di violenza domestica. 18 i medici presenti in reparto, 37 gli infermieri, ai quali si aggiungono 19 OS e 2 coordinatori. Attualmente non sufficienti, ma sono stati annunciati nuovi investimenti sul personale. Infine il parcheggio, che diventa a pagamento. I ricavi andranno all'azienda sanitaria, proprietaria dell'area. Già operativo il parcheggio della Scuola Europa, gratuito in aggiunta al parcheggio dell'ospedale. Cambia sostanzialmente intanto, perché sarà una struttura completamente nuova, in un ambiente ristrutturato e ammodernato, con tutti i requisiti nuovi che prevede la nuova regolamentazione regionale. Quindi quello sarà un valore molto importante, un valore aggiunto importante per gli operatori, perché consentirà di lavorare in un ambiente ideale per affrontare le emergenze di una attività che è molto rischiosa, e quindi gli ambienti sono molto importanti. Come cambierà invece per i pazienti che arrivano in pronto soccorso e spesso sono anche trafelati? Beh, la speranza è proprio quella di riuscire ad avere un'organizzazione per accoglierli e fare un'assistenza anche nei momenti che devono aspettare, perché inevitabilmente in alcuni momenti si potranno aspettare, ed essere più accogliente e avere una soddisfazione non solo della cura, ma anche della permanenza in pronto soccorso. Dopo oltre 10 anni fra progettazione, finanziamento e gestione del cantiere, finalmente è pronto il contenitore del nuovo pronto soccorso. Però il contenitore è importante, ma ancora più importante sono le tecnologie che devono essere presenti nella struttura, e ancora più importante è il valore della professionalità delle persone che vi operano. E allora oggi è un giorno di festa, certamente, perché abbiamo un nuovo contenitore che potrà rendere maggiormente accogliente la presa in carico delle persone che accedono al pronto soccorso in un momento di particolare ansia e preoccupazione. Ma nel tempo stesso diciamo all'azienda: quanto prima occorre il personale in numero adeguato per poter utilizzare appieno questa struttura, maggiormente complessa di prima, ma certamente capace di dare una risposta di grande qualità ai nostri cittadini. Purtroppo i tempi sono stati particolarmente lunghi, qui non è stata una carenza nell'attività progettuale o delle risorse finanziarie, purtroppo ha coinciso questo cantiere con la crisi del settore immobiliare, che ha messo in ginocchio tante aziende, compreso quella che aveva vinto l'appalto, e quindi è stato tutto un rincorrere di tempi che si è trascinato fino ad oggi. C'è la richiesta da più parti di potenziare il personale adesso. Adesso noi oggi facciamo l'inaugurazione, nel giro di qualche settimana ci trasferiremo, e quando ci trasferiremo la dotazione organica sarà adeguata ai nuovi ambienti, quindi anche con le integrazioni che servono. Se ne è lungamente parlato, il parcheggio come sarà organizzato? Ma il parcheggio adesso è sottosopra, c'è un cantiere in corso, un cantiere che vede due momenti diversi, quindi la disposizione che verrà realizzata in questi giorni è una disposizione transitoria. A regime verranno completamente rovesciati i parcheggi rispetto a prima come orientamento, e recependo le sollecitazioni anche del questore nell'ambito del comitato ordine pubblico, verrà messo con accesso regolato da sbarre in entrata e uscita per evitare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. A Ravenna funziona l'ospedale Santa Maria delle Croci, che è ai margini del centro storico. Credo che se funziona a Ravenna possa funzionare anche a Faenza. Presente al taglio del nastro il presidente della regione Stefano Bonaccini, che ha annunciato nuovi investimenti per la sanità, per potenziare i servizi e le strutture, in particolare le case della salute, che dovranno aiutare il pronto soccorso ad accorciare i tempi d'attesa, anche se a Faenza la casa della salute è tutt'oggi zoppa, senza medici.